In questo breve video voglio proporre la situazione che è occorsa nella frana di Ischia il 26 novembre, all'alba del 26 novembre del 2022, perché si tratta di una situazione, purtroppo, di un evento calamitoso, una frana, che si ripetono sempre più spesso nel nostro territorio italiano, soggetto a un'estesa condizione di dissesto idrogeologico perenne, e purtroppo si tratta sotto ogni aspetto di un film già visto, purtroppo, in quanto tutto il territorio italiano è soggetto a questa tipologia di situazione. L'Italia è una nazione relativamente giovane dal punto di vista geologico e i suoi terreni sono sottoposti a un'intensa azione dell'erosione, nonché degli eventi pluviometrici che stanno diventando sempre più intensi anche a causa dei cambiamenti climatici di cui si parla di recente. Però molte situazioni purtroppo sono ovviamente colpa anche di una scarsa cultura geologica, una scarsa cultura anche di natura proprio politico-economico, perché effettivamente l'Italia è un territorio che dovrebbe essere comunque ogni volta, diciamo, soggetto a dei finanziamenti che devono essere dedicati per le opere di prevenzione, ma anche di manutenzione dal dissesto idrogeologico, visto che è un territorio comunque soggetto a tante abitazioni presenti in luoghi dove questa condizione di rischio idrogeologico è estremamente elevata. Ebbene, purtroppo ancora una volta, dopo in Campania anche, soprattutto dopo gli eventi luttuosi di Sarno del 4-5 maggio del 98, nonché la frana di Palma Campane del 1986 e altri eventi che ovviamente si sono ripetuti nel tempo, questa lezione, purtroppo questo film risulta un film già visto ed è una situazione che purtroppo in una nazione industrializzata come l'Italia ormai è diventata quasi sempre, diciamo, ripetitiva e non si può più tollerare. Come vediamo qui abbiamo l'isola di Ischia nel secondo l'esposizione dei punti cardinali. Vediamo questa è la zona di Casamicciola Terme che è stata colpita da questa frana, questa colata di fango. E qui possiamo vedere, ecco, la zona, poi abbiamo capovolto l'orientamento, quindi l'abbiamo fatta diventare praticamente abbiamo ruotato l'isola di Ischia in modo da poter vedere la zona di Casamicciola che è esposta a nord rispetto al resto dell'isola che è esposto a sud. L'isola di Ischia è geologicamente costituita prettamente da terreni di natura vulcanica, un po' differente dalla situazione con il resto della Campania, dove si ha un substrato di roccia calcarea e tutta una serie di terreni invece piroclastici superficiali. Ebbene, l'isola di Ischia ha comunque un substrato fatto da terreni prettamente di natura tufacea, ma anche in superficie ovviamente soprattutto coperture di sabbie piroclastiche e pumici che rendono estremamente vulnerabili i terreni superficiali, soprattutto quando sono sottoposti all'azione delle piogge intense, come sono quelle avvenute ovviamente nell'evento del 26 novembre. La situazione si può spiegare in modo molto molto semplice. Questa è la zona di Casamicciola Terme, questa è la zona dei versanti. Tutta questa area è un'area di bacino. Cosa vuol dire un'area di bacino? È un'area dove praticamente le piogge ovviamente scenderanno, come possiamo vedere in questa sezione che qui io ho nominato AB, scenderanno come su uno scivolo. Ecco, cerco di essere molto elementare nella spiegazione. Quindi il percorso, questa è la sezione, il percorso delle acque chiaramente dovrà seguire che cosa? La naturale pendenza del terreno per diciamo, raggiungere dalla vetta del versante, quindi del versante che abbiamo detto, un versante tufaceo, un versante fatto di lave tufacee, di lave anche vulcaniche, e deve raggiungere questo punto B chiaramente che è il mare. Questo è il percorso che devono fare le acque chiaramente seguendo la pendenza naturale del terreno. Vediamo come questo dovrebbe avvenire, come avviene. Questo che vediamo, ecco, rispetto alla sezione AB che abbiamo fatto, è il normale reticolo idrografico,
Cioè, cosa vuol dire? Che praticamente le acque si sono scavate nel corso del tempo dei percorsi, dei reticoli, degli impluvi, dove all'interno di questi impluvi, chiaramente, vedete, devono all'interno di questi impluvi, ecco, devono raggiungere che cosa? La zona più a valle, la zona verso il mare. Quindi, chiaramente questo è stato fatto, diciamo, nella zona a monte che qui vediamo, quindi è estremamente articolata con un reticolo molto, diciamo, ritagliato all'interno, quindi dei terreni di natura tufacea, però qui poi c'è il problema che ovviamente da questo percorso, questo ramo, diciamo, che io chiamerò 1, quest'altra ramificazione che io chiamerò 2, quest'altra ramificazione 3 e 4, ovviamente tutti gli impluvi dovranno confluire in questa linea preferenziale che poi arriva, giunge fino al porto, quindi fino al porto di Casamicciola Terme. Quindi questa è la situazione finale delle acque che devono raggiungere la fine. Ovviamente, come possiamo vedere, qui abbiamo un'immagine tridimensionale in cui ci va a vedere come l'acqua praticamente che si raccolgono in questa area del bacino a nord, diciamo, della zona, quindi di Casamicciola, meglio a sud in questo caso, perché in questo caso l'orientamento è nord-sud, e quindi sulle vette delle montagne tutte le piogge che scenderanno all'interno di questo bacino, ovviamente tutta la pioggia, tutta l'acqua dovrà per forza essere drenata in questi impluvi. E quindi questa pioggia che viene drenata in questi impluvi, ovviamente dove andrà a finire? Viene convogliata da quello che è il reticolo idrografico che la natura si è costruita nel corso degli anni, no? Nel corso ovviamente di decine di migliaia di anni, ancora prima che l'uomo andasse a edificare tutta quest'area. Vedete, questa è l'area ovviamente di piano dove sono state costruite le case nella zona di Casamicciola d'Ischia, e quindi questi percorsi dovrebbero essere, diciamo, costituiti da queste linee preferenziali che poi dovrebbero sfociare fino al porto di Casamicciola Terme. Chiaramente, se la linea di drenaggio, se queste linee di drenaggio fossero linee perfettamente efficienti, cioè se ci fossero dei canali, degli alvei, se ci fossero delle sponde che permettessero quindi il drenaggio di queste acque. Ma la situazione, come noi ovviamente sappiamo, non è affatto così. Basta vedere alcune aree, questa zona qua che confluisce del versante, una delle ramificazioni, vedete che proviene da nord. In questo caso, da sud, in questo caso, ovviamente sul lato, diciamo sulla mia sinistra di questa mia foto, che confluisce con via Ombrasco, e quest'altra, diciamo, ramificazione che confluisce con via Nizzola. Allora, come possiamo vedere, qui in questa area qua e in quest'area qua ci dovrebbero essere dei canali, degli impluvi, ci dovrebbero essere degli alvei che correttamente con delle sponde dovrebbero far confluire l'acqua fino al fondo valle. Invece vediamo che sul lato sinistro della mia foto, vediamo che questo che è un canale naturale è diventato una strada pubblica, quindi completamente pavimentata, asfaltata, quindi le acque non soltanto non vengono assorbite nel sottosuolo, ma scorrono velocemente trasportando verso il fondovalle tutto ciò che poi viene eroso dalla montagna, quindi la sabbia, il fango e soprattutto chiaramente tutto ciò che poi si trova davanti. In questo caso vediamo dei motorini, questa immagine presa ovviamente dai siti web, e vediamo quindi di conseguenza che ovviamente qui là, quello che dovrebbe esserci, qui ci dovrebbe essere un canale con delle sponde ben fatte, c'è una strada e quindi che ostruisce il passaggio, o meglio, non lo ostruisce, ma va a confluire il deflusso delle acque piovane, ovviamente dell'acqua di deflusso, va a coincidere con una strada, che diventa una duplice funzione, sia una funzione di strada e una funzione di alveo, e questo noi sappiamo che non è possibile. Ovviamente questo è sul lato destro che confluisce con via Rizzola, vedete anche in questo caso noi qua abbiamo, qua dietro qua, abbiamo quello che è la zona che congiunge con un ramo del bacino, quindi con un ramo del reticolo idrografico che poi va a confluire con una strada. Qui vediamo il lato sud di questa foto, vediamo il lato nord di via Rizzola, vedete praticamente le acque che dovrebbero provenire da un impluvio, cosa attraversano? Attraversano chiaramente case, fiumi, case, muri e macchine che sono parcheggiate sulla strada, che ovviamente una volta che ci sarà
questo, un evento pluviometrico molto intenso e molto forte, ovviamente, che si unisce ovviamente al, ripeto, al fango, alla sabbia che viene erosa dalla montagna, non potrà fare altro che trasportare verso il fondo e quindi verso la zona del mare tutto ciò che incontra sul suo cammino. Concludo quindi con questo video dicendo esattamente, ho mostrato la situazione, questa è una situazione che è presente sempre in Italia. I problemi ovviamente di questi eventi che si ripetono non sono soltanto di natura climatologica e quindi legata ai cambiamenti climatici che ovviamente fanno sì che questi eventi siano sempre più intensi e quindi più diciamo ripetitivi, periodici, quindi non soltanto di natura climatologica, quindi che coincide chiaramente con i cambiamenti climatici, che ovviamente sono in atto, e lo sappiamo, i cambiamenti climatici, quindi i cambiamenti climatici sono sempre più presenti, ma non è l'unica situazione, quindi abbiamo un'altra causa che invece è sicuramente dovuta anche all'abusivismo edilizio che ha fatto sì che in quella zona si edificasse dove sappiamo che non si poteva edificare quando c'era un altro. Ma non diamo sempre la colpa all'abusivismo edilizio. Ci sono zone dove le case sono state perfettamente costruite con una regolare licenza edilizia, dove il problema del dissesto idrogeologico non è stato affatto eliminato. L'Italia è tutta soggetta a un dissesto idrogeologico. È un problema, secondo me, culturale. È un problema che bisogna capire che un edificio si può anche costruire, si può anche condonare, ma al contempo bisogna poi garantire che cosa? Bisogna garantire che quel reticolo che la natura si era costruito con quei tre rami artificialmente, deve essere poi ripristinato con delle sezioni idonee a far sì che lo smaltimento delle acque avvenga regolarmente. Poi, se in questa area non si va a edificare, sarebbe tanto meglio. Ma ovviamente si può evacuare l'intera zona di Casamicciola d'Ischia. Dopo anni e anni che ovviamente questa area è stata adibita a sviluppo turistico, non è tanto semplice. Allora, visto che si ripetono questi eventi comunque infausti e quindi nell'arco del tempo che costano anche diverse vite umane, bisogna garantire non soltanto la prevenzione, che è fondamentale, ma anche la manutenzione. La manutenzione che ovviamente la manutenzione di questo reticolo idrografico, manutenzione che non può che avvenire con delle opere, diciamo, di bonifica idraulica e di ovviamente sistemazione idrogeologica. Questo è un fatto culturale che l'Italia si deve mettere bene in testa. Devono essere investiti dei fondi per queste opere. Quindi senza fondi purtroppo si piangeranno sempre morti e sempre vittime. Il problema poi è che la colpa non è del singolo cittadino o del comune o diciamo, di chi amministra, ma la colpa è di tutti. È di tutti che praticamente perché anche il privato cittadino vuole che lì la sua casa venga messa in sicurezza, vuole avere una licenza in una zona dove sarebbe meglio non edificare. Ma i cittadini conoscono quell'area dal punto di vista della pericolosità, c'è abbastanza divulgazione per capire in quell'area che tipo di pericolosità esiste. Noi abbiamo ancora una cultura geologica molto molto carente e questo purtroppo secondo me è la prima causa, una scarsa cultura alla prevenzione e alla cura del territorio che nasce già dalle scuole. Nasce già da come, ovviamente, dai programmi scolastici che sono carenti nella difesa ambientale del territorio italiano, che ripeto è molto vulnerabile, e poi va a proseguire con la speculazione edilizia, con gli interessi economici e con ovviamente anche la scarsità delle risorse. Purtroppo l'Italia è una nazione che ha un debito pubblico molto elevato, e quindi se le risorse non ci sono, ahimè, non può succedere altro che il territorio, ovviamente, anno dopo anno, soggetto ad azioni dell'erosione della natura che si protraggono nel tempo, ovviamente questo territorio non rimarrà stabile a lungo e quindi di conseguenza ciò che emerge dal mare, la natura lo riporta verso il fondovalle, verso l'acqua e se l'uomo non drena, non rallenta questo percorso con delle opere di manutenzione, con delle opere anche di prevenzione, perché no?
ma soprattutto con una cura del territorio, ahimè, noi piangeremo sempre vittime che sono vittime purtroppo innocenti di una cultura che non è ancora maturata in Italia. Vi ringrazio dell'ascolto. Questo video ha lo scopo, diciamo, di sensibilizzare le coscienze di tutti.